A nulla serve volere se non si ha il coraggio di agire. Alla futura Matera oggi serve un coraggio da leoni e tigri messi insieme, perché di fronte avrà i leoni di Acerra, squadra in testa alla classifica dopo due giornate, che a Matera vorrà confermarsi, così come la futura, che vuole bissare il successo di sette giorni fa in casa dello Junior Domizia. Prepariamoci dunque a vivere un match mozzafiato. Dalla tenso struttura di Viale dei Sanniti di Matera, buon pomeriggio da Ricky Panariello. Terza giornata dunque di questo campionato, terza giornata che vede di fronte un match di assoluto altissimo livello. Futura Matera, Leoni di Acerra, campani venuti a Matera con l'intenzione di non arrestare la loro marcia vincente che li ha accompagnati in queste prime due giornate, ma di contro la futura che vuole assolutamente confermarsi dopo i progressi mostrati una settimana fa in quel di Castel Volturno contro lo Junior Domizia, vittoria per 3-2, magari sofferta un po' oltre il limite nel finale, ma una vittoria ai punti sicuramente meritata e che ha ridato morale alla squadra di mister Saverio Mascolo. Vediamo che le due squadre sono già pronte a iniziare il match e vediamo lettura dei due quintetti. Partiamo dagli ospiti dei Leoni Futsal Club Acerra, che vedono il portiere Fuschino, Terracciano, Madonna della Ragione e capitan Spasiano. Risponde la futura Matera con Zamirton tra i pali, capitan Contini, Di Pietro e Joao Alonso sulle fasce laterali e Fabiano che agirà da pivot. È tutto pronto, gli arbitri dell'incontro sono i signori La Calamita di Bari e Buzzacchino di Taranto, il cronometrista è Agostinelli di Bari. Si parte proprio in questo momento ed è la futura a toccare per prima il pallone. Vediamo, palla tra i piedi di Joao Alonso che ha ricevuto da Di Pietro, a sua volta serve Fabiano, in avanti per Contini, all'indietro per Joao Alonso. Futura che cerca di impostare il match con un piglio deciso rispetto all'ultima partita giocata in casa, quella del debutto stagionale contro il Bernalda, persa in maniera ineccepibile per 7-2. Vediamo intanto che prova a portarsi in avanti la squadra ospite, ma non riesce il tentativo di servizio da parte di Spasiano di lanciare in profondità un proprio compagno. È ripartita la futura con capitan Contini che ha servito Fabiano, all'indietro per Sasà Di Pietro che allarga dall'altra parte su Joao Alonso. I Leoni di Acerra sono schierati, attaccano da sinistra verso destra, sono in tenuta con maglia bianconera e calzoncini gialli, calzettoni neri. Per la futura classico completo bianco-azzurro, i colori della città di Matera. Intanto vediamo che Joao Alonso retrocede su Di Pietro che mette in movimento il proprio capitano, Contini invita Di Pietro a non muoversi da quella posizione per ricedergli la sfera. Poi intanto vediamo che Fabiano non riesce a portarsi in avanti, intanto prova un tentativo dalla distanza il numero 7 della Ragione, ma fa buona guardia prima Joao Alonso e poi Zamirto. Tanto poi pasticcia il portiere della futura e non riesce a trattenere la sfera sul rettangolo di gioco e se la trascina fuori. Si riprenderà con una rimessa in gioco a favore degli avversari, è stato concesso un calcio di punizione che è stato già battuto. Vediamo in possesso palla il numero 8 Madonna, che in avanti, attenzione, viene fermato fallosamente Terracciano per l'intervento di Fabiano e i Leoni di Acerra, quando se ne sono andati quasi due minuti nel corso del primo tempo, guadagnano un calcio di punizione da una posizione pericolosissima. Prima azione offensiva da parte della squadra di mister Gerardo Lieto, che ha creato grattacapi alla squadra di casa. Fabiano è intervenuto fallosamente sul numero 83 campano Terracciano. E vediamo che i giocatori in completo giallo e nero stanno sistemando la sfera sul punto di battuta. Vediamo che sul punto di battuta ci sono il numero 10 Tufano, vediamo Madonna, sono i più vicini alla sfera. Vedremo da quella posizione, tutto lascia credere che
sarà tentato il tiro a rete, vediamo che parte Madonna, tiro e viene, attenzione, poi c'è una mischia e viene segnalato un fallo di mano commesso dallo stesso Madonna, che è stata efficace la barriera della futura Matera, che ha respinto il tentativo su calcio piazzato da parte del numero 10 campano. Siamo già dall'altra parte con Di Pietro che scambia con Contini, in avanti ancora per Di Pietro, che però su di lui fa buona guardia il numero 9 Spasiano, ed è ripartito il team campano. Vediamo Madonna che scambia all'indietro con Della Ragione, che a sua volta serve Terragiano, ancora Madonna affrontato da Fabiano, si allarga dall'altra parte, scambi ravvicinati con Terragiano. 2 minuti e mezzo del primo tempo, 0-0 tra Futura Matera e Leoni di Acerra. In avanti ancora i Leoni, tenta di recuperare palla la Futura ma non ci riesce, sfera che rimane tra i piedi del campano Madonna. Madonna che scambia con Della Ragione, in avanti per Spasiano che perde il duello con Contini, poi João Alonso spedisce direttamente in fallo laterale per una rimessa che sarà effettuata dalla squadra di Acerra. Se ne sono andati quasi 3 minuti nel corso del primo tempo e il punteggio è sullo, fermo sullo 0-0. Rimessa effettuata in questo momento ma irregolarmente a detta del signor Buzzacchino da parte di Spasiano, e rimessa che finisce a favore della Futura Matera e viene effettuata in questo momento con João Alonso, che ha messo in movimento Di Pietro. Scambiano ancora i due compagni di squadra, ancora João Alonso per Contini, che prova a lanciare in avanti Fabiano, tenta una conclusione Fabiano ma lotta con lui Terragiano e alla fine Fabiano deve accontentarsi della rimessa laterale, rimessa in zona d'attacco che si appresta a effettuare per la Futura Matera capitan Lucio Contini, ha scambiato con Di Pietro che ha già dato a João Alonso, dall'altra parte ancora per Di Pietro, non ci sono spazi a sufficienza per poter offendere per i materani, che il team di Acerra si sta difendendo con ordine e beneficia in questo momento di una rimessa laterale che sarà effettuata dal numero 8 Madonna. Sono trascorsi, abbiamo superato i 3 minuti in questo primo tempo, siamo sul risultato di 0-0 qui alla Tenso di Matera. In avanti ancora la squadra di Acerra ma viene fermato il capitano Spasiano da João Alonso. Rimessa laterale, chiama allo schema i propri compagni, Terragiano chiede a Della Ragione di allargarsi, vediamo ancora Della Ragione affrontato dagli avversari, in avanti per Spasiano che è costretto a retrocedere su Terragiano, ancora Madonna che allarga questa volta per Terragiano, ancora all'indietro per Madonna, avanza il numero 8 e scambia, cerca una triangolazione con Della Ragione ma fa buona guardia sui due campani Contini, che lascia scorrere sul fondo. Il gioco è già ripreso, è lo stesso Contini che si incarica di manovrare per i suoi, ha allargato sulla sinistra per João Alonso, si accentra João Alonso, prova la battuta a rete ma viene murato da Della Ragione e si riparte sempre ancora con João Alonso affrontato da Della Ragione, palla tra i piedi di Contini che di prima serve nuovamente il brasiliano, da questi a Di Pietro, Di Pietro per Fabiano, allarga dall'altra parte ancora per Contini, triangolano i due, poi Contini serve João Alonso che mette, cerca di lanciare in profondità Di Pietro ma non aggancia il numero 99 materano e nulla di fatto, sarà rimessa laterale a favore del team di Acerra quando se ne sono andati 4 minuti e mezzo del primo tempo e siamo fermi sullo 0-0, gioco che è ripreso. Vediamo ancora Madonna che supera la linea di metà campo affrontato da João Alonso, prova ad andarsene ma è costretto a retrocedere su Terragiano che allarga per Della Ragione, ancora Della Ragione in avanti, prova a triangolare con Madonna ma la sfera poi si perde sul fondo con la Futura che in fase difensiva ha fatto buona guardia. Intanto vediamo che ci sono problemi per João Alonso che mette in movimento Contini,
Non sappiamo se il giocatore brasiliano è stato, ha subito un colpo, ma resta in campo per il momento. Intanto la palla è stata recuperata dal team campano, che è in possesso con Della Ragione, prova ad andare via Contini e viene fermato fallosamente da quest'ultimo. Si lamenta con il direttore di gara, Contini reclama che secondo lui l'avversario si abbia accentuato la caduta, ma si chiariscono i due. Si ripartirà con un calcio di punizione a favore della squadra ospite, che sta per essere battuto dal numero 83 Terracciano. Terracciano prende una lunga rincorsa, prova la battuta a rete, palla che finisce di poco alta sopra la traversa quando abbiamo superato i 5 minuti della prima frazione e siamo sempre fermi sullo 0-0. Rimessa in gioco effettuata da Zamirton e palla tra i piedi nuovamente di Capitan Contini, sulla sinistra per João Alonso. Futura che prova ad imbastire una azione offensiva servendosi della manovra corale. Vediamo Contini che invita Di Pietro a scattare, doveva farlo prima il giocatore tarantino, ma resta in possesso dei giocatori della Futura la sfera, con Contini in avanti per João Alonso che prova la battuta a rete, ma deve accontentarsi della rimessa laterale poiché Della Ragione dall'inizio della partita lo sta seguendo come un'ombra. Pallone direttamente tra i piedi del portiere Zamirton, che avanza, supera la metà campo e poi allarga per João Alonso, in avanti per Contini, al centro Di Pietro, dove non ha, tira di prima Di Pietro, ha preferito stoppare ed ha permesso agli avversari di recuperare, ma intanto ancora Contini, grande la risposta di Fuschino, prima occasione per la Futura quando abbiamo superato da poco i 6 minuti di gioco, primo brivido alla Tenso. Ed è Contini che ha impegnato severamente Fuschino, molto bravo il portiere campano a rifugiarsi in corner. Corner che sta per essere battuto dallo stesso Contini. All'indietro Di Pietro prova la battuta a rete, ancora Fuschino ci mette una pezza e evita il vantaggio alla Futura. Un'altra azione pericolosa su schema d'angolo da parte dei padroni di casa. Altro calcio d'angolo battuto questa volta male da João Alonso e i Leoni di Acerra possono ripartire. Hanno rischiato in due occasioni rapidamente i giocatori di Mister Lieto, ma se la sono cavata grazie al portiere Fuschino, che è stato straordinario in due occasioni, prima su Contini poi su Di Pietro. Tanto vediamo che ci sono stati dei cambi da parte di Mister Lieto. Intanto vediamo la battuta effettuata dal numero 10 di Tufano, che Zamirton si è disimpegnato come ha potuto. Tufano e il numero 12 Fergola hanno preso il posto di, e intanto ancora João Alonso che chiama in causa Fuschino. Dicevamo che per il team campano hanno lasciato il campo il numero Capitan Spasiano e Terracciano. Vediamo che si riprenderà con una rimessa laterale a favore dei materani, che sta per essere effettuata da Fabiano. Futura vicina al gol un attimo fa ancora con João Alonso. Vediamo Fabiano affrontato da Della Ragione che lo chiude in fallo laterale. Futura che manovra con Capitan Contini. Fabiano se va via molto bene, un avversario ha Della Ragione, questa volta era andato via bene Fabiano e non riesce però a inquadrare lo specchio della porta e palla che finisce fuori, tentativo andato a vuoto da parte del numero 10 materano, che però si era liberato molto bene questa volta di Della Ragione. Se ne sono andati i primi 7 minuti del primo tempo e il punteggio è fermo sullo 0-0. Futura che però ha avuto a disposizione almeno due palle gol clamorose, sventate con assoluta bravura dal portiere ospite Fuschino. Tanto sono i campani che manovrano con Della Ragione. Attenzione, esce Zamirton, la porta è momentaneamente vuota, pallone tra i piedi di Madonna, allarga per Della Ragione che tenta la battuta di prima, ma palla che finisce fuori, finisce per di poco fuori con Zamirton che era appena tornato tra i pali.
questa volta ha rischiato la futura che però è già in avanti con João Alonso, che ha servito all'indietro Di Pietro, che a sua volta ha dato a Contini. Ancora Di Pietro allarga dall'altra parte per João Alonso, avanza il brasiliano, ancora per Di Pietro che tenta la battuta di prima, palla fuori, questa volta controlla con lo sguardo Fuschino la sfera che esce. Vediamo che è ripartito, è ripreso il gioco comunque con gli ospiti che a piccoli passi avanzano verso la metà campo avversaria. Vediamo Tufano che scambia con Madonna, che mette in movimento Fergola, ancora Fergola dall'altra parte per Della Ragione, prova ad allargare un improbabile servizio per Tufano, palla che finisce fuori e futura che può beneficiare di una rimessa. Vediamo, rimessa già effettuata dalla futura che è in possesso con Di Pietro per Fabiano. Vediamo Fabiano che è tallonato da diversi avversari, intanto carica adesso Di Pietro e ancora in due tempi se la cava Fuschino, ancora pericolosa la futura con Di Pietro, ma siamo già dall'altra parte. Fergola va via molto bene in dribbling e con la punta del destro mette i brividi a Zamirton, palla che finisce però a lato e può ripartire la futura Matera con una rimessa dal fondo che viene effettuata dallo stesso Zamirton. 9 minuti esatti, stiamo avvicinandoci alla metà del primo tempo, punteggio fermo sullo 0-0, ma partita divertentissima con capovolgimenti di fronte e occasioni da ambo le parti. Le più pericolose però riteniamo le abbiano avute i padroni di casa, con il portiere ospite Fuschino chiamato all'intervento in diverse occasioni. Intanto vediamo che con calma olimpica Contini lascia che la sfera raggiunga direttamente il proprio portiere, che scambiano i due con, vediamo come quinto uomo agisce Zamirton per Fabiano, prova a servire in avanti il compagno, proprio compagno João Alonso, ma fa buona guardia in fase difensiva la squadra di Acerra e beneficia la stessa formazione campana di una rimessa laterale, ma il gioco è fermo quando siamo a 9 minuti e 30 sul cronometro per il time out chiesto dalla panchina di mister Gerardo Lieto. Prime battute, prime occasioni e capovolgimenti di fronte, ma la futura ha avuto diverse occasioni per poter sbloccare il match, ha dovuto solo infrangersi contro il portiere ospite Fuschino, che sta confermando il suo stato di forma eccellente anche dopo 7 giorni. Anche 7 giorni fa è stato protagonista nell'importante vittoria casalinga contro l'Orsa Viggiano. Vi diciamo che questo evento è stato offerto da i specialist di Andrea Gaudiano, main sponsor della futura Matera in questa stagione. È l'evento in diretta su sportcom.tv, emittente web che ha fatto passi da gigante negli ultimi 2 anni. Vediamo intanto che la futura ha già ripreso posto in campo, lo sta facendo in questo momento anche la squadra ospite dei Leoni di Acerra, e segnaliamo un cambio per parte. Nella futura è entrato con il numero 9 Carlos da Costa, il brasiliano, al posto di Fabiano, mentre tra gli ospiti ha lasciato il campo Della Ragione per fare posto al numero 6 fiorentino. Intanto vediamo João Alonso che a metà tra un tiro e un cross, pallone che non raggiunge nessuno dei compagni che erano scattati, sfuma in maniera poco consona questa occasione per la futura Matera. Si resta sullo 0-0 quando siamo esattamente al decimo, se n'è andata la metà del primo tempo. Manovra ancora però la squadra campana con Madonna, affrontato da Di Pietro. Di Pietro in un primo momento sembrava fosse stato superato, ma poi è riuscito a fermarlo, ma resta in possesso palla la squadra ospite, e con una rimessa laterale a proprio favore battuta da Tufano, pallone tra i piedi del proprio portiere Fuschino che dialoga con Fergola, in avanti per Madonna attende lo scatto dei propri compagni, ma è costretto a retrocedere ancora su Fergola, da questi a Tufano, disturbato da Di Pietro regolarmente, rimessa dal fondo per gli ospiti, ancora Tufano,
Vediamo, Madonna e Tufano si scambiano la sfera per poter avanzare. Vediamo che in qualche modo la difesa la tiene in campo Fergola, poi è costretto a uscire Fuschino, disturbato da Da Costa, pallone che finisce fuori. Da Costa si scusa per l'irruenza con il portiere campano, ma non è successo assolutamente nulla. Prende posto con assoluta tranquillità Fuschino tra i pali. Fuschino, fin qui protagonista in almeno due o tre occasioni, ha detto no ai tentativi dei giocatori materani. Vediamo comunque la squadra campana che manovra con Tufano in avanti per Fiorentino. Fiorentino si gira poi all'indietro per Madonna, affrontato da Contini, pallone per Fergola, ancora per Fiorentino, in avanti per Madonna, tallonato da João Alonso. Poi vediamo che in qualche modo Di Pietro favorisce lo scatto di João Alonso e in scivolata viene fermato da Fergola regolarmente, ed è, si tratta di semplice rimessa laterale a favore della squadra materana. Ottima iniziativa di João Alonso, che però è stato fermato dal numero 12 campano. Vediamo, rimessa effettuata da Contini, ma palla già recuperata dagli avversari per un attimo, ancora tra i piedi di Contini che scambia con João Alonso. Intanto per la futura in campo Marco Perrucci, e poi vediamo che si esaurisce in fallo laterale con una rimessa a proprio favore, il tentativo di João Alonso. È entrato Marco Perrucci al posto di Di Pietro. Rimessa che sta per essere effettuata da João Alonso, che sui piedi di Marco Perrucci, ancora João. Siamo giunti al 12° minuto del primo tempo, punteggio che vede Futura e Leoni di Acerra fermi sullo 0-0. Da Costa allarga sulla sinistra per Perrucci, che in avanti serve Contini. Contini deve girarsi e serve Da Costa, che prova la battuta in rete! Rete di Carlos Da Costa, il primo timbro con la maglia della Futura, è il giocatore brasiliano, l'ex giocatore del Bernarda, si sblocca. Siamo al 12° minuto e 3 secondi, e Da Costa porta in vantaggio la Futura 1-0 al 12° del primo tempo. Primo sigillo stagionale di Carlos Alberto Da Costa. Vedi, adesso ci dobbiamo attendere la reazione ospite. Ricordiamo che la squadra di mister Lieto è prima in classifica, è giunta a Matera a punteggio pieno dopo i primi due turni di campionato. Ma intanto vediamo che ci sono problemi per Zamirton, che è rimasto a terra, si richiede l'intervento dei sanitari della panchina materana. È a terra il portiere e nel tentativo di chiudere su Fergola si è evidentemente infranto sulla balaustra. E intanto c'è l'ingresso in campo del dottor Paolo Vizziello, che per prestare le cure appunto all'estremo difensore brasiliano. E dunque la partita si è sbloccata pochi secondi fa, al 12° minuto e 3 secondi del primo tempo, con un gran tiro dalla distanza di Carlos Da Costa. Erano evidenti i progressi del giocatore brasiliano dopo i problemi di natura muscolare che ne avevano limitato il rendimento, lo avevano reso quasi nullo. Mister Mascolo non ha potuto utilizzarlo, o perlomeno lo ha dovuto fare con il contagocce, ma in questa circostanza è sembrato il suo ingresso in campo abbastanza pimpante a tutti, e il gol è solo la conferma dei progressi che il giocatore ha fatto in fase a livello fisico. Intanto vediamo ancora la Futura con Contini per João Alonso. João Alonso che serve Perrucci. Perrucci difende la sfera dall'attacco di Madonna e allarga sull'autore del gol Da Costa, che ha già dato a João Alonso. Prova a liberarsi in dribbling João Alonso, e ancora con le mani deve intervenire Fuschino, che dice di no al tentativo del folletto brasiliano. Quando siamo per raggiungere il 13° minuto del primo tempo, ed è esattamente da quasi un minuto la Futura è in vantaggio per una rete a zero.
grazie al gol di Carlos da Costa. Rimessa che sta per essere battuta da João Alonso, ma sono scaduti 4 secondi e si riprenderà con una controrimessa a favore degli ospiti. Rimessa che è stata già effettuata e vediamo che è rientrato in campo Della Ragione, sfera tra i suoi piedi in questo momento. Poi vediamo Fergola affrontato da João Alonso, ma la sfera resta tra i piedi dei giocatori campani. Fiorentini poi non riesce, dopo essersi liberato egregiamente in dribbling di Da Costa, non riesce a tenere in campo la sfera. È Futura che può beneficiare di un calcio, di una rimessa in gioco effettuata da Contini sui piedi di Perrucci, in avanti per João Alonso. João Alonso studia il piazzamento dei compagni e chiama in causa Da Costa. Da Costa per João Alonso, e ancora in avanti per Da Costa, per un niente, non ci arriva il brasiliano, non ci arriva, palla che finisce fuori per una rimessa che viene effettuata dai giocatori ospiti, in possesso con Fiorentino, da questi a Terracciano che allarga dall'altra parte per Della Ragione, ancora Fiorentino prova a lanciare i compagni in avanti, ma la sfera è stata recuperata dalla Futura con João Alonso che la difende dall'attacco di Della Ragione. Poi Contini al centro per Da Costa, Contini prova la battuta ma viene murato da Terracciano e palla che finisce in fallo laterale. Rimessa per la Futura quando sta per scoccare il minuto numero 14 sul cronometro. Rimessa che sta per essere battuta da Contini. Prova Contini a servire João Alonso che in qualche modo recupera la sfera, vediamo che poi Da Costa non riesce a portarsi in avanti e favorisce l'intervento del portiere Fuschino, ma pasticcia anche il team campano che regala una rimessa alla squadra materana. Rimessa che si incarica di effettuare Marco Perrucci per la Futura. Futura sempre avanti di un gol quando abbiamo superato da poco il 14esimo. Contini per João Alonso, da questi a Da Costa che prova a lanciare, João in avanti ma Fuschino esce, arriva prima di tutti sulla sfera e la spedisce dall'altra parte. Pallone tra i piedi ancora della Futura con Da Costa che riceve da Perrucci, Perrucci è solo al centro, Da Costa, rete! Raddoppio di Carlos Da Costa, che azione, che azione! Perrucci e Da Costa, funziona il tandem Perrucci Da Costa. Raddoppia la Futura al 14esimo minuto e 28 secondi. Ancora lui, Carlos Alberto Da Costa. 2-0 per la Futura Matera. Un'azione corale perfetta. Ha funzionato tutto. Marco Perrucci è stato altruista al momento giusto. E per Da Costa è stato un gioco da ragazzi. Mettere di nuovo la sfera alle spalle di Fuschino. 2-0 quando stiamo per raggiungere il minuto numero 15. Palla recuperata per un attimo dai giocatori materani. Rimessa laterale a favore degli ospiti. La effettua Terracciano che scambia con Fiorentino dall'altra parte per Della Ragione. Della Ragione si libera in qualche modo di Perrucci e poi però deve accontentarsi della rimessa poiché è chiuso da João Alonso. Vediamo Di Pietro fa buona guardia su Capitan Spasiano. Pallone però ancora tra i piedi dei giocatori campani con Fiorentino. Fiorentino allarga per Della Ragione. Avanza il numero 7 campano, ma Di Pietro in scivolata. Poi João Alonso non riesce però a tenere la sfera in campo. È ancora rimessa per la squadra campana quando abbiamo superato il 15esimo minuto e come detto la Futura conduce per 2-0. Decide la doppietta di uno scatenato Da Costa. Pallone dall'altra parte, non riesce però Terracciano a tenerlo in campo e si esaurisce qui il tentativo offensivo degli ospiti. Futura che può ripartire, Futura che fino a questo momento sta giocando una buonissima partita. Vediamo ancora Perrucci, allarga dall'altra parte per João Alonso, da questi a Di Pietro, ancora Marco Perrucci per João Alonso in avanti, all'indietro per Di Pietro. Futura che deve gestire in questo momento, non disdegna di offendere ugualmente la squadra di mister Saverio Mascolo.
vediamo che Di Pietro ha ricevuto da Perrucci e chiama in causa direttamente il portiere Zamirton, che avanza. Zamirton e allarga su Fabiano. Fabiano affrontato da Fiorentino, ne evita l'intervento e serve Perrucci, da questi a João Alonso, ancora Perrucci all'indietro, ancora per João Alonso che allarga subito per Fabiano, fermato da Fiorentino che può ripartire. Fiorentino disturbato da Fabiano, trova comunque la battuta e Zamirton non si fa sorprendere. Vediamo ancora che però la futura è, guadagna una rimessa laterale, poiché Di Pietro è stato fermato dall'intervento di Spasiano che lo ha chiuso in fallo laterale. Buon intervento del portiere materano sulla conclusione di Fiorentino, nonostante il numero 6 di Acerra fosse disturbato da diversi avversari. Vediamo che intanto il gioco è fermo, è stato chiesto un time out questa volta dalla panchina materana. Mister Mascolo ha chiesto time out, evidentemente deve catechizzare i suoi, a 3:40 dal riposo deve catechizzare i suoi su come gestire il doppio vantaggio maturato dalla, per effetto della doppietta di Carlos da Costa, esattamente al 12° e al 14°. Futura che ha cominciato in maniera concentratissima il match odierno e da parte sua la squadra campana deve fare a meno di diverse pedine oggi, su tutti quella di Ivan Brillante, che era stato strepitoso nel match contro l'Orsa, ma che problemi evidentemente non sappiamo da per quale ragione l'atleta campano non è presente oggi. Tanto vediamo che il gioco è ripreso con la futura che gestisce la sfera con Marco Perrucci all'indietro per Capitan Contini, avanza Contini per Fabiano, pallone sui piedi ancora di Marco Perrucci che serve in qualche modo Contini, fermato poi dall'intervento di Fiorentino, ma si lamenta Contini, ma il gioco prosegue. Fiorentino che poi sportivamente, il numero 6 campano, mette la palla fuori per permettere di, eventualmente di prestare cure al capitano della futura che è ancora claudicante, come possiamo vedere. Intanto vediamo che Contini resta stoicamente in campo e sportivamente Perrucci restituisce la sfera alla squadra avversaria. Tanto rientra in campo per i Leoni di Acerra Tufano con la maglia numero 10 al posto di Terracciano. Pallone per Della Ragione in avanti per Spasiano che serve all'indietro Tufano, in avanti ancora per Fiorentino, Fiorentino che tenta di imbeccare Spasiano, poi viene toccato Contini forse irregolarmente, ma si gioca intanto, prova il tentativo dalla distanza Spasiano che finisce a lato. Tentativo potente del capitano dei Leoni di Acerra, ma è finita fuori la sfera. È futura che è già ripartita con Fabiano, chiama i suoi a raccolta Mister Mascolo, in avanti per palla per Di Pietro che tenta di servire Fabiano, ma favoriscono una ripartenza avversaria, poi vediamo da solo e si divora un gol clamoroso. Spasiano ha rischiato tantissimo la futura in questo frangente. Mister Mascolo che si arrabbia tantissimo, che ha chiesto ai suoi di non avere fretta, d'altronde a poco più di 2 minuti dal termine la squadra è in vantaggio di 2 reti e giustamente il mister chiede di gestire la sfera come stanno facendo in questo momento Contini, Di Pietro e Perrucci. Vediamo che Di Pietro e Perrucci dialogano in maniera ravvicinata, poi la palla è sui piedi di Contini che allarga per Di Pietro, Di Pietro che per Perrucci prova a lanciare in avanti Contini, Perrucci, pallone recuperato però dal portiere Fuschino, avanza i Leoni di Acerra con Fiorentino per Della Ragione, si accentra, prova la battuta a rete Della Ragione, pallone ancora di poco a lato alla sinistra di Zamirton, pallone che finisce fuori e può ripartire la futura con una rimessa dal fondo effettuata da Zamirton sui piedi di Fabiano che ha già dato a Marco Perrucci, da questi a Contini, ancora Contini per Perrucci, dall'altra parte per Claudio Fabiano,
da questi ancora a Contini, prova ad andare via al capitano Contini, poi viene chiuso in fallo laterale. Intelligente giocata del capitano che ha costretto gli avversari a chiuderlo in fallo laterale. Intanto vediamo Fabiano che prova ad andare via a Della Ragione, prova la battuta Fabiano e pallone toccato da un avversario che finisce in calcio d'angolo. Ancora pericolosa la Futura quando siamo a meno di un minuto dalla chiusura del primo tempo. Futura che ha a favore suo un calcio d'angolo e conduce per 2-0 sui Leoni di Acerra. Calcio d'angolo battuto male però da Fabiano che favorisce l'intervento degli avversari. Sono già ripartiti i Leoni di Acerra con Fiorentino. Avanza il numero 6 dalla chioma bionda, era dato a Della Ragione, in avanti per Spasiano che chiama in causa Tufano, affrontato da Fabiano, fermato fallosamente. Scontro tra i due numeri 10 e punizione a favore della squadra campana, che lo stesso Tufano va a impadronirsi della sfera e la piazza sul punto di battuta. 31 secondi al termine del primo tempo, Futura 2, Leoni di Acerra 0, decide la doppietta di Carlos da Costa. Sta per partire per la battuta del calcio di punizione Tufano, arriva e Zamirton con le mani ci mette una pezza e vanifica il tentativo della squadra campana. Squadra campana che però resta in attacco beneficiando di un corner quando mancano meno quasi 25 secondi, poco più di 25 secondi al termine della prima frazione. Ma Futura che deve difendersi in questa circostanza. Vediamo ancora Spasiano, viene chiuso ottimamente da Fabiano ed è lui l'ultimo a toccare. E Futura che riparte lei con la rimessa laterale. Contini allarga sulla sinistra, sulla destra per Zamirton. Dall'altra parte per Marco Perrucci. Marco Perrucci che difende dall'attacco di Della Ragione, poi in avanti prova a lanciare Di Pietro che di prima costringe all'intervento in corner e ancora una volta Fuschino, un tiro rocambolesco ma sul quale c'è voluta ancora la bravura del portiere campano per disinnescare questa azione pericolosa della Futura. Tanto vediamo che però sbaglia il calcio d'angolo, poi per fortuna di tutti sbaglia anche Fiorentino. Zamirton dalla distanza ancora in angolo proprio sul suono della sirena, si chiude un grandissimo primo tempo giocato dai ragazzi di Mister Mascolo che chiudono avanti di 2 reti, 2-0 per la Futura alla fine della prima frazione. Decide la doppietta di Da Costa esattamente ai minuti 12 e 14. Noi chiudiamo un attimo il collegamento e cercheremo di portare al microfono alcuni protagonisti di questo match, anche presenti qui in tribuna. Tanto io approfitto per ringraziare Filippo Tuzio che è qui in cabina di regia. Chiudiamo un attimo il collegamento in attesa di riprenderlo a breve.
Riprendiamo la linea dalla tenso struttura di Viale dei Sanniti, dove da poco si è concluso il primo tempo tra Futura Matera e Leoni di Acerra, e io qui sono stato raggiunto da Pasquale Lamacchia, direttore della Futura Matera, uno dei dirigenti storici, ex mister. Dunque Pasquale, una bellissima partita, ben giocata, cioè non possiamo trovare difetti. Direi forse la migliore vista fino ad oggi, un bel primo tempo giocato veramente bene dai ragazzi. Abbiamo creato tantissimo, non abbiamo subito veramente niente fino adesso. Spero che il secondo tempo ci sia la forza, anche perché siamo un po' numericamente rimaneggiati. Spero che ci sia la forza di mantenere a livello fisico questa prestazione. Vogliamo ricordare ai sostenitori della Futura che noi pensiamo sempre a loro. Loro hanno pensato a noi con la sottoscrizione della card del tifoso. Noi abbiamo pensato a loro offrendogli, diciamo, un gadget, un qualcosa. Spiegaci questa cosa. No, vabbè, avevamo già preannunciato questa cosa durante la nostra presentazione della squadra, che coloro che avevano, che hanno sottoscritto con noi questa Mastercard così chiamata, riceveranno durante ogni incontro che si disputerà in casa un premio ad estrazione, ed oggi parte questo premio, questa estrazione che avverrà fra un po', e vedremo quale sarà il fortunato che vincerà la tuta. Oggi sappiamo, ora vediamo. Ok, grazie a Pasquale e buon secondo tempo. Riprendiamo la linea, eccoci nuovamente collegati dalla tenso struttura di Viale dei Sanniti di Matera, dove sta per avere inizio il secondo tempo del match tra Futura Matera e Leoni di Acerra. Ricordiamo a quanti si ponessero alla visione del match in questo momento,
perché il primo tempo si è concluso con i materani avanti per 2-0 grazie a una doppietta del brasiliano Carlos da Costa esattamente al minuto 12 e al minuto 14. Futura Matera che è già in campo e conferma gli stessi 5 del primo tempo. C'è un'unica eccezione nel team di Acerra, con Fergola con la maglia numero 12 è entrato al posto di Terracciano e va a completare il quintetto con il portiere Fuschino, Madonna della Ragione e Capitan Spasiano. È tutto pronto, gli arbitri stanno controllando che tutto sia a posto anche per quello che concerne le panchine, e dopodiché avrà inizio la seconda frazione di questo match. Che fischio dell'arbitro che avviene in questo istante, si riparte ed ha dato il calcio d'inizio la squadra di mister Lieto, che è in possesso con Capitan Spasiano, che però viene fermato in fallo laterale da Sasà Di Pietro. Rimessa a favore dei Leoni di Acerra, che sta per essere effettuata da Madonna. Lo fa sui piedi di Fergola, poi non si capiscono Fergola e Madonna, e la rimessa è per la Futura questa volta, battuta da Di Pietro che ha dato a Contini e che permette a Zamirton di avanzare, supera la metà campo il portiere materano e scambia dall'altra parte con Sasà Di Pietro. Ancora vediamo Di Pietro che tocca verso Contini. Contini che si difende dall'attacco di Madonna e mette sui piedi di Ciuolo. Alonso che prova, rete, nemmeno un minuto del secondo tempo, e la Futura fa tris la Futura. Sono trascorsi esattamente 37 secondi dall'inizio della ripresa e la Futura cala il tris con Ciuolo Alonso. Il folletto brasiliano non ha esitato a calciare dopo essersi liberato elegantemente di un avversario, e palla che sulla quale nulla ha potuto questa volta Fuschino, che ricordiamo nel primo tempo il portiere campano si era reso protagonista di almeno 3-4 interventi decisivi. Futura quindi che conduce per 3-0, ma intanto vediamo che Fabiano sbaglia il tocco all'indietro, poi sbagliano anche i campani, e poi è costretto Fuschino a uscire dalla propria area per impedire e sventare un'altra azione pericolosa della squadra materana. Futura che si accinge a effettuare una rimessa con Zamirton in avanti per Ciuolo Alonso, che stoppa la sfera ma viene anticipato poi all'ultimo momento da Fuschino, e deve accontentarsi della rimessa Ciuolo Alonso. Contini in avanti per Di Pietro, che non riesce però a arrivare sulla sfera e permette il recupero allo stesso Fuschino. Pallone in possesso di Madonna, avanza Madonna in avanti per Spasiano, chiama a raccolta Fergola, prova la battuta a rete, poi è lui l'ultimo a toccare e la rimessa è per la Futura. È stato proprio Fergola, il numero 12 campano, a toccare la sfera. Ciuolo Alonso che viene richiamato dal direttore di gara a indietreggiare, effetto in questo momento la rimessa, pallone con Zamirton, si ripete il copione precedente che ha portato alla terza rete materana, con Zamirton che opera come quinto uomo. Vediamo Ciuolo Alonso, ancora Ciuolo Alonso all'indietro per Di Pietro, in avanti per Contini che prova a restituire palla a Di Pietro in profondità, ma viene chiuso in fallo laterale da Della Ragione. Se ne sono andati quasi 2 minuti nel corso del secondo tempo e ricordiamo che la Futura dopo 37 secondi è andata in rete per la terza volta con Ciuolo Alonso, e lo stesso Ciuolo in possesso palla, però chiuso in fallo laterale questa volta da Fergola. Contini evita Della Ragione, poi in scivolata Fergola impedisce che la sfera finisca sui piedi di Ciuolo Alonso, lottano ancora sulla sfera Di Pietro e Spasiano, alla meglio Di Pietro, poi Contini chiuso ancora una volta in fallo laterale da Madonna che viene richiamato verbalmente dal signor Buzzacchino, che invita il giocatore alla calma. Futura in possesso palla con Ciuolo Alonso, prova a lanciare in profondità Fabiano, ma capisce tutto Madonna e interviene. Ma vediamo ancora Ciuolo Alonso a spazio, prova a innescare
Di Pietro, ma vediamo ora, è scoperta la futura, ma rimedia stoicamente Capitan Contini e chiude in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per i Leoni di Acerra quando stiamo per raggiungere il terzo minuto del primo, del secondo tempo. Angolo battuto da Fergola, che riceve poi ancora Fergola da Madonna, ancora Madonna, affrontato da Fabiano, lo evita con una finta, poi lo stesso Contini, ancora Contini su Spasiano, chiude ancora una volta in calcio d'angolo. Vediamo ancora al centro, è un tentativo pericoloso, questa volta Spasiano calcia sull'esterno della rete. Tanto ci sono proteste da parte del giocatore dei Leoni di Acerra, Madonna, che chiedeva il corner, ma Buzzacchino dice ho visto io. Intanto c'è fallo commesso da Della Ragione ai danni di João Alonso quando se ne sono andati 3 minuti nel corso del secondo tempo. Futura avanti per 3 reti a 0 qui a Latenzo. Marcatori tutto brasiliano il tabellino dei marcatori della Futura fino a questo momento. Tanto vediamo Contini, perde palla malamente, questa volta il capitano non è stato scaltro. Vediamo Fergola scambia con Madonna che prova a lanciare in avanti Della Ragione, ma non si capiscono i due e fortunatamente per la Futura la sfera finisce fuori. Rimessa effettuata da Zamirton che cerca Fabiano, lo trova ma Fabiano non riesce a tenere la sfera in campo. Rimessa effettuata da Della Ragione sui piedi di Fergola. Scambia tra Fergola e Madonna, poi ancora Spasiano. Fergola prova a servire al centro ma deve accontentarsi ancora una volta del corner per effetto della chiusura di Contini. Recupera molto bene Di Pietro, poi non riesce Di Pietro ad andar via, pallone che resta tra i piedi dei giocatori campani, al centro in qualche modo chiude la difesa materana sul Fergola, ma Futura che però ha rischiato questa volta, deve evitare di concedere queste ripartenze pericolose agli avversari. Angolo battuto da Spasiano per Madonna, affrontato da João Alonso con una finta all'indietro per Fergola che calcia dalla distanza a Fergola, ma viene chiuso in corner da João Alonso. C'è stata la deviazione di João Alonso e pallone che finisce in corner. Corner che viene ancora una volta battuto dal capitano Spasiano. E ancora vediamo Di Pietro che chiude in fallo laterale su Della Ragione. Ancora Spasiano per Fergola che prova dalla distanza, questa volta rimane immobile Zamirton ma la sfera finisce al lato. Futura che può ripartire e respirare soprattutto. Vediamo Fabiano che dialoga con Di Pietro, non lo fanno girare, poi Di Pietro perde malamente la sfera, è in superiorità numerica il team campano e Della Ragione per poco non inquadra il bersaglio, per pochissimo, vicinissima al gol del 3-1 la squadra di mister Lieto. Tentativo che finisce non lontano, a pochi millimetri dal palo della porta difesa da Zamirton. Gioco che è ripreso con João Alonso. Di Pietro prova a rilanciare il proprio compagno in avanti ma chiude su di lui Fuschino, pallone recuperato dai campani che ci credono in questo frangente. Vediamo Spasiano all'indietro per Madonna, ancora Madonna affrontato da João Alonso, Madonna in avanti per poi favoriscono l'intervento di Spasiano. C'è stato uno scontro fortuito tra un giocatore della Futura e Fergola per i campani che è rimasto a terra. Protestano i giocatori dei Leoni di Acerra ma il direttore di gara, il signor La Calamita di Bari, era lì vicino e invita elegantemente il numero 12 acerrano a rialzarsi. Si riprenderà con una, non sappiamo se si tratta di corner o di semplice rimessa laterale, si tratta di rimessa dice sempre il signor La Calamita, effettuata dallo stesso Fergola che dà l'indietro per Tufano, da questi a Madonna affrontato da Fabiano. Ancora Tufano prova dalla distanza, tiro lontanissimo dal palo alla destra di Zamirton ed rimessa dal fondo per la Futura che viene effettuata dallo stesso estremo difensore
Di Pietro servito da João Alonso, prova ad andare via a Fergola, lottano i due e viene fermato fallosamente Di Pietro e viene ammonito per proteste Fergola. Non ha avuto dubbi il signor Buzzacchino a estrarre il cartellino giallo, il primo della partita, ai danni di Fergola. Punizione per la futura Matera quando siamo al quinto minuto del secondo tempo. Futura che conduce per 3-0 nei confronti dei Leoni di Acerra. E vediamo che è tornato sul parquet Marco Perrucci al posto di Claudio di Sasà Di Pietro. Sul punto di battuta vediamo Fabiano e poco più dietro di lui vediamo João Alonso. Non sappiamo che schema metteranno in pratica i Montoni. Vediamo che João Alonso parte e interviene con le mani, si salva Sposito, ci prova ancora e per un niente si salva come può il portiere Fuschino. Con i piedi si salva e calcio d'angolo, si dispera João Alonso che è andato vicinissimo alla doppietta personale. Tanto vediamo che in qualche modo recuperano la sfera i giocatori campani, poi vediamo che recupera ancora molto bene Fabiano, ma si prosegue in avanti e Zamirton che arriva prima di Tufano e anticipa il numero 10 Acerrano. Vediamo che continui da solo e ancora Fuschino con un vero e proprio miracolo del portiere campano. Vicinissima al poker la futura che ora deve difendersi dall'attacco regolare, l'intervento di Contini, vediamo Fabiano, miracolo ancora di Fuschino, vicinissima ha di nuovo al 4-0 la squadra materana. Strepitoso questo portiere, strepitoso, senza dubbio il migliore dei suoi, sta tenendo ancora in gara la propria squadra Fuschino. Vediamo Contini, sbilenca la conclusione, ma è fortunato nella circostanza il capitano della futura, guadagna lui la rimessa laterale, rimessa che viene effettuata da João Alonso sui piedi dello stesso Contini che prova a rilanciare il proprio compagno, poi ancora Contini alla meglio su Tufano, guadagna lui la rimessa, battuta a favore di Perrucci che ha dato all'indietro a João Alonso, da questi a Zamirton per Fabiano, all'indietro ancora per Perrucci, Perrucci che chiama in causa Fabiano che di prima serve dall'altra parte Contini, ancora Perrucci, dialogano bene i giocatori materani, si accentra Perrucci, ancora prova la battuta dalla distanza, fuori, termina fuori il tentativo di Marco Perrucci, questa volta ha dovuto solo guardare la sfera uscire alla sua destra Fuschino. Tanto stanno per fare il rientro in campo due giocatori della futura, da Costa l'autore dei primi due gol materani e Di Pietro. Vediamo che però prova a portarsi in avanti la squadra ospite con Della Ragione che chiama in causa Tufano affrontato da Perrucci e tocca Perrucci e favorisce l'intervento di Zamirto che lancia lungo in avanti, non sappiamo il motivo, chiedeva forse lo scatto dei compagni, ma palla che ha regalato di fatto una nuova rimessa ai giocatori ospiti che avanzano con Madonna. Vediamo Madonna cerca di un tunnel per Fabiano e poi attenzione Zamirton si oppone alla grande su Terracciano e riceve anche i complimenti da parte del giocatore in maglia numero 83. Calcio d'angolo, grande parata questa volta di Zamirton. L'angolo battuto e ancora Zamirton, ma avanza Zamirton in avanti, serve Perrucci dall'altra parte, João Alonso solo davanti a Fuschino, rete, 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 João Alonso, rete, sono quattro, 7 minuti e 7 secondi, João Alonso bissa anche lui il successo personale e porta a 4 le reti della futura Matera. Futura assoluta padrona del campo fino a questo momento. Vediamo che Fuschino non nulla ha potuto sulla conclusione del folletto brasiliano. Si lamenta intanto Terracciano nei confronti del direttore di gara Buzzacchino, chiedeva l'intervento del fischietto tarantino, ma è la futura ancora in possesso di palla. Non riesce da Costa a
tenerla in campo, palla che arriva addirittura vicino alla nostra postazione e può ripartire la squadra ospite con il giocatore nuovo entrato Nuzzo, che quando vediamo Tufano, e questa volta è gol. Nulla ha potuto Zamirton, questa volta torna nuovamente in partita. Pochi secondi dopo il gol di João Alonso, siamo al 7:45, Tufano firma il 4-1. Intanto ci sono ancora chiarimenti tra Terracciano e il signor Buzzacchini. Tanto è stato comunque perforato il portiere materano Zamirton dalla conclusione di Tufano. Bel gol del numero 10 campano. Partita che di fatto comunque può ritenersi riaperta, manca ancora tantissimo. Futura, che fino al gol del 4-0 sembrava essere padrona del campo, vedremo ora quale sarà l'atteggiamento dei giocatori di mister Gerardo Lieto. Tanto vediamo ancora la Futura in avanti, può ripartire, però è scoperta un po' questa volta. La Futura al centro, rimedio a Zamirto, e può ripartire da Costa, che ha già dato a Perrucci al centro, ancora per Di Pietro, prova Di Pietro, toccato da Nuzzo, calcio d'angolo, vicinissima al pokerissimo la squadra di Mascolo. Chiama allo schema Sasà Di Pietro e i propri compagni. Vediamo Perrucci che viene murato poi da Costa, finisce alto il tentativo di Da Costa, questa volta non inquadra lo specchio il brasiliano, ma rimedia poi Da Costa su Terracciano, gli concede solo una semplice rimessa laterale, seppur in zona d'attacco. Vediamo che Fergola in avanti guadagna rimessa laterale per effetto del tocco di João Alonso. João Alonso che lascia il terreno di gioco a favore di Capitan Contini. Vediamo ancora l'autore del gol, Tufano, in avanti, cerca il triangolo ma non lo ottiene con Terracciano. Guadagna comunque rimessa il giocatore campano, già battuta. Vediamo il numero 21, Nuzzo, tallonato da Di Pietro, deve ricorrere a Fuschino, da questi a Tufano, in avanti, Da Costa interviene, poi ancora di testa, pallone recuperato dalla Futura con Da Costa che mette in movimento Capitan Contini. Ancora Da Costa, prova a rilanciare Di Pietro, in avanti, per poco non veniva ingannato Fuschino. Pallone che finisce fuori ed è ripartita la squadra ospite, in avanti con Terracciano, all'indietro ancora per Tufano che carica il sinistro, finta il tiro, ma poi ci ripensa. Vediamo ancora in possesso i campani con Nuzzo, poi recupera per un attimo Da Costa, ma Nuzzo favorisce l'intervento di Tufano. Siamo per raggiungere la metà del secondo tempo, punteggio che vede la Futura avanti per 4-1 nei confronti dei Leoni Acerra. Leoni Acerra in possesso con un Nuzzo che ha ricevuto, poi toccato fallosamente da Perrucci, e cartellino giallo anche per Marco Perrucci. Poteva evitare il fallo il millennial materano, però in quei momenti magari non è riuscito a controllare la foga. Punizione a favore del team campano dei Leoni di Acerra. Sul punto di battuta l'autore del gol del 4-1, Tufano. Si attende il fischio del direttore di gara, fischio che avviene in questo momento. Parte Tufano, ci prova, traversa clamorosa di Tufano. Brividi per Zamirton, brividi per tutta la Futura e per tutto il pubblico di Fede Materano. Vicino alla doppietta Tufano, che palla che si è infranta sulla traversa. Gioco che è ripreso con la Futura che manovra con Perrucci, che prova a rilanciare in avanti Di Pietro, ma palla che finisce fuori. Pallone tra i piedi di Terracciano, murato da Contini. Ci prova la squadra di Lieto. Vediamo ancora Tufano, carica il sinistro al centro, è chiuso ancora da Contini. Fa buona guardia il capitano della Futura. All'indietro per Fergola,
in avanti per Terracciano che prova a girarsi ma si lamenta, ma si prosegue. Il direttore di gara dice che si deve proseguire. Pallone direttamente per il portiere Fuschino che regala la sfera all'omologo Zamirto. Intanto vediamo per un attimo, è uscito a vuoto Fuschino ma non ne ha approfittato Da Costa. Stiamo per raggiungere l'undicesimo minuto, abbiamo superato la metà del tempo, si resta sul 4-1 con Nuzzo per gli ospiti che combatte con Di Pietro, ha la meglio Di Pietro ma deve concedere rimessa laterale al numero 21 ospite. Vediamo, ci prova dalla distanza ancora Fergola ma viene chiuso da Perrucci, palla in corner, soffre la Futura ma fino a questo momento sembra riuscire a controllare senza problemi le avance degli avversari. Angolo che sta per essere battuto da Fergola che ha dato all'indietro a Uzzo, da questi a Tufano, si accentra ancora Tufano in avanti per Terracciano e viene chiesto time out quando siamo giunti al quasi, come detto prima, all'undicesimo del primo tempo. Time out chiesto dalla panchina della Futura Matera. Filippo, tu mi stai dando una mano, come sta soffrendo adesso forse la Futura? Ci stiamo soffrendo, ci siamo distratti per un secondo, abbiamo subito un gol però adesso ci siamo riorganizzati e in difesa stiamo difendendo benissimo, speriamo possiamo continuare così perché finora abbiamo davvero fatto la partita perfetta, se non fosse per questo piccolo errore che ci ha portato al gol avversario. Grazie a Filippo Tuzio che ricordo è in cabina di regia oggi. Filippo, uno dei punti forti insieme a Guido Tortorelli che oggi non è con noi, uno dei punti di forza dell'area comunicazione della squadra materana. Ricordiamo che questo evento è offerto da eSpecialist di Andrea Gaudiano ed è trasmesso grazie all'emittente calabrese sportcom.tv. Gioco che sta per riprendere, si riprenderà con una rimessa dal fondo per la Futura Matera che conduce per 4-1 nei confronti degli avversari dei Leoni di Acerra. E intanto è rientrato sul terreno di gioco anche Claudio Fabiano, lungo lancio in avanti proprio per Fabiano che viene però anticipato da Nuzzo, poi perfeziona il disimpegno Fergola. In avanti Terracciano, Fergola, attenzione, murato da Fabiano che in un primo momento sembrava sbilanciato ma poi non riesce Perrucci a imbastire l'azione offensiva per i suoi. Pallone ancora tra i piedi di Tufano per Nuzzo, all'indietro per Fergola, carica il destro Fergola e poi non riesce il tapin vincente a Terracciano, ma forse Terracciano è stato anticipato da Contini, sarà calcio d'angolo, è stato prezioso Capitan Contini che ha impedito a Terracciano il tapin vincente. Angolo battuto e recuperata per un attimo la sfera da Perrucci, commette fallo su Tufano Perrucci ma protesta Tufano, chiede il secondo giallo ai danni del numero 11 materano ma non ha ritenuto un fallo talmente cattivo da punirlo con il secondo giallo il direttore di gara, era d'altronde lì vicino, quindi riteniamo abbia visto meglio di tutti. Punizione a favore dei campani e lo stesso Tufano è dotato di un ottimo tiro, il numero 10 campano. Vediamo Tufano, parte la sfera e palla che finisce in gol, beffata ancora la Futura da Tufano quando sono trascorsi 11 minuti e 18 secondi. Ci crede più che mai la formazione campana. Altra doppietta, questa volta siglata da Tufano. Intanto ci sono proteste nei confronti, questa volta da parte della Futura Matera, nei confronti del direttore di gara che Zamirton reclamava una spinta, un disturbo da parte del giocatore avversario Terracciano. Ma si riprenderà con il 4-2, punteggio che è per 4-2. Vediamo Contini affrontato da Terracciano, prova a rilanciare in avanti Fabiano ma regala di nuovo la sfera a Tufano che questa volta non inquadra, anzi ha guadagnato corner. Altra azione offensiva, sembrano trasformati i campani.
inermi fino a poco fa, ma questa volta ci credono. Ma intanto vediamo, João Alonso ha recuperato la sfera dall'altra parte, Di Pietro, Sasa Di Pietro, allontana le streghe, Di Pietro, e sono 11 minuti e 40 secondi, 22 secondi dopo il gol del 4-2 che ha messo apprensione nel team materano. Ci pensa Sasa Di Pietro, servito da uno scatenato João Alonso a ristabilire le distanze. Sasa Di Pietro, secondo gol in campionato per il numero 99 della Futura. Tanto ancora Contini alla meglio su Terracciano, partita bellissima fino a questo momento, non riesce a servire Nuzzo, Fergola, palla che finisce fuori, rimessa per la Futura che è tornata a ristabilire le distanze, ma intanto sbaglia Contini, Fergola, ed sbaglia anche Fergola, poi rimane a terra lo stesso giocatore campano, toccato fortuitamente da João Alonso. João Alonso era andato in scivolata, ma era già stato superato, ma al momento di concludere si è infranto Fergola sulle gambe di João Alonso, quindi si sta infatti spiegando il giocatore materano nei confronti dell'avversario. Si rialza comunque Fergola, viene rincuorato da Sasa Di Pietro, autore del quinto gol che ha riportato se non altro un po' di tranquillità, ha scacciato via le streghe almeno per il momento. Si riprenderà con una rimessa dal fondo da parte dei giocatori materani, ma il gioco è fermo, è stato richiesto l'intervento dello spazzolone per rimuovere tracce di sudore. Dunque Filippo, è arrivata come una manna dal cielo questo gol di Di Pietro. Sì, è incredibile come la Cerra sia cambiata dal time out in poi, ha iniziato davvero ad aggredire in maniera importante la nostra area e poi in contropiede si sono forse scoperti troppo e quindi ne abbiamo approfittato, bravi anche noi nel saper approfittare di questa piccola occasione. 5-2. Beh, d'altronde chi deve rincorrere deve per forza rischiare qualcosa. E intanto adesso il gioco è fermo nuovamente, è stato chiesto time out da mister Gerardo Lieto quando abbiamo superato da poco il 12° minuto e siamo sul punteggio di 5-2 a favore della formazione materana. Alla doppietta di Tufano ha fatto però seguito il gol di Di Pietro che permette alla Futura di condurre per 3 reti. Tanto vediamo che partita ti aspetti, Filippo, in questi, c'è tanto ancora da giocare, premesso, ma che partita ti aspetti? Beh, credo che ovviamente nonostante il gol subito la Cera continuerà ad attaccare a pieno regime per provare a recuperare lo svantaggio. Ovviamente mancano ancora 8 minuti, la partita non è finita, in calcio a 5 ci insegna che tutto è possibile. Parole sante di Filippo Tuzio, il calcio a 5 insegna che le partite non finiscono mai, dal momento che c'è il cronometro sono come le partite di basket. Gioco che sta per riprendere con una rimessa laterale battuta da Nuzzo per Tufano, avanza a piccoli passi il numero 10 dei Leoni di Acerra e scambia nuovamente con Nuzzo, ancora scambio ravvicinato tra i due. Nuzzo difende la sfera dalla pressione di Di Pietro, poi prova il lancio in profondità, poi rimedia comunque in qualche modo Di Pietro, ma deve concedere comunque la rimessa laterale. Acerra che inserisce il quinto uomo, c'è Madonna che ha preso il posto di Fuschino. Acerra che deve provarle tutte per cercare di raddrizzare le sorti dell'incontro. Vediamo Madonna che in avanti per anche in possesso ancora. Madonna scambia con Tufano, ancora Madonna dall'altra parte per Nuzzo, ancora Tufano. Vediamo Madonna in avanti per Fergola, all'indietro ancora Madonna, Futura che deve difendersi in questa circostanza. In avanti poi recupera Di Pietro dalla distanza, troppo debole il servizio. Vediamo ancora
per Spasiano e parata di Zamirton. Poi vediamo Di Pietro, ci prova dalla distanza, palla che finisce fuori. Non ha controllato la palla uscire dal terreno di gioco, madonna. Futura che deve essere brava ad approfittare del recupero di questi palloni per portare delle insidie alla porta avversaria. Insidie che intanto tenta di portarle la squadra dei Leoni di Acerra, e per un niente Spasiano a porta praticamente sguarnita spedisce la sfera sul fondo, rischia la Futura qui, però non ne ha approfittato il capitano campano. Vediamo intanto Fabiano che è toccato per un attimo duro da Fergola e viene ammonito per simulazione. Fabiano, il Fabiano che era stato comunque toccato dall'avversario nella corsa, si è sbilanciato ed è caduto. Ci sembra eccessivo questo provvedimento ai danni di Claudio Fabiano. Punizione per la squadra dei Leoni di Acerra, e Leoni di Acerra che tornano ad agire con il quinto uomo. È tornato in campo il giocatore Giuseppe Madonna ed è rientrato in campo anche Della Ragione. Vediamo Tufano per Madonna, dall'altra parte ancora per Tufano. Madonna in avanti, non riesce a servire. Fergola si esaurisce sul fondo questa azione offensiva da parte della Futura, e intanto interviene Fuschino a chiudere su Fabiano. Rimessa in zona d'attacco per la Futura quando mancano meno di 6 minuti al termine della partita. Futura che conduce per 5 reti a 2 sui Leoni di Acerra. Pallone tra i piedi di Zamirton che però non riesce a servire Di Pietro e regala la rimessa agli avversari. Rimessa effettuata sui piedi di Tufano, da questi a Della Ragione, ancora Tufano per Madonna, in avanti per Fergola, per Della Ragione, in avanti per Spasiano, all'indietro per Tufano. Dialogano Tufano e Madonna, poi Gio Alonso ci mette una pezza, ma è rimessa per i Leoni di Acerra. Vediamo Madonna in veste di quinto uomo, Della Ragione in avanti per Spasiano, all'indietro per Tufano. Vediamo Madonna all'indietro ancora per Tufano, da questi a Della Ragione. Vediamo Madonna, Murato, poi vediamo, se ne va Contini e viene fermato al momento di concludere da Tufano. Rimessa, deve accontentarsi della rimessa laterale il capitano materano. È stato bravissimo a chiudere su di lui Tufano e a impedire che la sfera finisse dalle parti della porta praticamente vuota. Intanto commette fallo Di Pietro su un avversario, su Tufano esattamente, e concede un calcio di punizione alla squadra di mister Lieto. Vediamo, ci prova dalla distanza Zamirton, si immola e poi non riesce a spazzare lontano Joao Alonso, si resta dalle parti di Zamirton. Vediamo, carica Tufano e ci mette una pezza Contini questa volta. Dalla distanza ancora Tufano ha provato a far male. Vediamo Fergola, ci prova Fergola, ancora Contini, uno straordinario Contini, impedisce alla sfera di finire dalle parti del proprio portiere. Calcio d'angolo che viene battuto da Fergola, carica Della Ragione, palla fuori, Futura che può respirare. Zamirton rimette subito avanti e Fergola, Madonna, è riuscito in qualche modo a rilanciare i propri compagni che non ne approfittano, né Spasiano e né Della Ragione né Fergola ne approfittano, e Futura che può ripartire con una rimessa dal fondo. Intanto il gioco è fermo, viene chiesto, ci sono chiarimenti tra il direttore di gara e la panchina ospite per ragioni di ingressi in campo da parte degli atleti. Si riprende in questo momento con Contini che ha ricevuto da Joao Alonso. Contini difende la sfera dall'attacco di Fergola, prova a rilanciare Joao Alonso ma Fuschino accompagna la sfera sul fondo. Mancano 4 minuti alla fine della partita, siamo al 16° e siamo fermi sul 5-2 per la Futura Matera.
vediamola, insiste ancora però la squadra di Lieto, la squadra ospite, al centro per Tufano, affrontato da Fabiano, ci prova Tufano, in qualche modo Zamirton arriva sulla sfera, Zamirton, e lancia in profondità João Alonso, ma lascia scorrere sul fondo, Madonna, riparte con il quinto uomo la squadra ospite. Vediamo Tufano per Nuzzo, avanza Nuzzo ma si deve richiamare in causa Tufano, e poi non riesce lo scambio tra Madonna e Fergola, rimessa per la Futura che viene effettuata ancora una volta da Zamirton, in avanti per Fabiano che stoppa bene questa volta, e c'è la parata di Madonna che si disimpegna come può. Riparte il team campano con Madonna, in avanti per Fergola, all'indietro ancora per Madonna, dall'altra parte per Nuzzo, carica il sinistro Nuzzo ma ci ripensa, poi vediamo Fergola e c'è un gran gol di Fergola, c'è un gran gol di Fergola a 2.50 dal termine, 17 minuti e 10 secondi, Fergola con una giocata di Fino mette alle spalle di Zamirton e fissa il risultato sul 5-3. Futura che deve guardarsi bene dagli attacchi avversari, e vediamo Contini che guadagna la rimessa laterale pressato dal capitano avversario Spasiano. Futura che deve stare comunque attenta in questi minuti finali, per deve evitare di soffrire ulteriormente perché la Cerra ci crederà fino alla fine. Tanto vediamo palla recuperata da Fergola e poi viene toccato fallosamente da João Alonso che dice all'arbitro platealmente: ho toccato la palla, ho preso la palla. Ma non è dello stesso avviso il signor Buzzacchino, era lì vicino e anche in questo caso riteniamo abbia visto meglio di tutti. Insiste la squadra campana con Tufano che dà a Nuzzo, tallonato da Di Pietro, Nuzzo all'indietro ancora per Tufano, da questi a Madonna, in avanti per Fergola che ci riprova, però la porta è vuota, poi Contini che concede la sfera agli avversari, sta soffrendo nuovamente come 7 giorni fa la Futura negli ultimi minuti. Deve resistere la squadra di Mascolo, mancano 2 minuti alla fine della partita, 5-3 il punteggio. Vediamo Tufano, prova a lanciare in avanti ancora Fergola ma chiudono in fallo laterale i giocatori materani. Vediamo Spasiano, carica il sinistro, chiuso da Di Pietro, poi la palla che resta tra i piedi di Madonna che ancora per Fergola, e questa volta Fergola deve accontentarsi della rimessa laterale, rimessa già battuta. Vediamo ancora Fergola al centro, dall'altra parte per Nuzzo, carica Nuzzo, il palo gli dice di no e poi non riesce Di Pietro ancora, vediamo Fergola e Zamirton, e questa volta è Contini che sulla linea, Contini come un gol esulta, il capitano della Futura. Fergola stava per pissare anche lui il successo personale ma Contini gli ha detto di no, aveva superato anche Zamirton Fergola, ma Contini come un gladiatore gli ha detto di no sulla linea di porta. Intanto Fabiano è bravo ad allontanare la sfera e concede la rimessa agli avversari. Vediamo Madonna all'indietro per Tufano, ancora Nuzzo, Nuzzo per Tufano, si accentra, prova il tiro Tufano, poi vediamo Di Pietro, murato Di Pietro, e poi Contini, vediamo, ci prova, allontana la sfera Contini ma la mette sui piedi di João Alonso che all'altra parte, peccato per João Alonso, peccato, attenzione, pericolosissimo la Cerra, ci prova la Cerra e ancora Di Pietro chiude il fallo laterale, meno di 40 secondi alla fine, Futura che sta facendo maturare il secondo successo consecutivo, il primo in casa. Deve resistere meno di 40 secondi la Futura. Tanto vediamo Spasiano, ancora una volta hanno la meglio i giocatori materani, soffre la Futura ma deve contenere, intanto ancora una volta finisce fuori il tentativo di
Duzzo, e forse si esauriscono qui le speranze del team campano di riacciuffare il match. Futura che sta per portare a casa la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta 7 giorni fa in terra campana ai danni dello Junior Domizia. Siamo sul 5-3 a 22 secondi dalla fine, e Contini che mette per giù Alonso, è grande la parata di Madonna, è bravo anche come portiere il giocatore con la maglia numero 8. Non è rientrato in campo Fuschino, ma è stato bravissimo Madonna, meglio di un portiere. Calcio d'angolo a favore della Futura, battuto da Gio Alonso che ha dato a Contini. Contini che allontana la sfera, mancano 11 secondi. In avanti ancora Nuzzo, vediamo, chiuso da Zamirto. Meno di 4 secondi, meno di 4 secondi alla fine, attenzione ancora, e finisce qui, finisce qui, finisce qui, la Futura vince, la porta a casa la Futura, 5-3, 5-3, finisce qui, finisce qui. Marcus Ferreira che oggi ha sofferto come un matto. Marcus, ce l'abbiamo fatta, una grande partita. Abbiamo fatta, dai, era difficilissima, abbiamo fatta. Grande partita giocata da parte dei giocatori materani. Grande, una grandissima vittoria, grandissima vittoria. Noi attendiamo i saluti finali. Io ringrazio anticipatamente Filippo Tuzio per essere stato qui in cabina di regia per permettere una visione ancora migliore dal punto di vista qualitativo. Tanto applausi per tutte e due le squadre che si sono battute gagliardamente. Futura che vince 5-3 e si attende che la gioia dei tifosi che attendono i propri beniamini a festeggiare qui. Noi chiudiamo un attimo il collegamento, lo riprenderemo quando riusciremo a portare al microfono alcuni protagonisti del match. Chiudiamo qui un attimo il collegamento. Rieccoci qui, si è conclusa da poco la sfida qui alla Tenso Struttura di Matera, dove tra Futura Matera e Leoni di Acerra, e io qui due assoluti protagonisti del match. Abbiamo Giuseppe Madonna per i Leoni di Acerra e Carlos Da Costa, l'autore dei primi due gol della formazione materana. Facciamo prima la domanda agli ospiti, facciamo gli onori di casa, Carlos. Allora Giuseppe, si è svegliata troppo tardi, riteniamo a nostro avviso, la vostra squadra, perché fino al 4-0 aveva dato l'impressione di non essere mai entrato in partita, però quando dopo il primo gol ci avete creduto, avete messo apprensione, ma non è bastato. Sì, è giusto, hai detto tutto bene tu. Avevamo preparato in un modo all'inizio di aspettarli per poi ripartire
noi di contropiede, come avevamo fatto la prima gara con il Limatola, però loro hanno trovato subito gol e poi si è capovolto un po' tutto. Poi il secondo tempo siamo un po' saliti perché volevamo un attimo cambiare tatticamente la partita e abbiamo fatto noi, secondo me, forse troppi errori individuali, però va bene così, siamo una nuova squadra, dobbiamo crescere, il campionato, questa è la terza giornata, quindi stiamo tranquilli e proveremo già dalla prossima a riscattarci. Per essere una matricola comunque avete dimostrato sia in Coppa sia nelle prime due giornate, non a caso hai detto prima, siete andati a vincere in casa di una corazzata come il Limatola, tra l'altro prossimo avversario della Futura. Voglio dire, comunque oggi, diciamo, personalmente ti sei esibito e anche molto bene come portiere, diciamo, quindi, diciamo, la tua parata suggella il successo materano. Vabbè, sono cose che succedono durante la partita, mi sono trovato là, però non è quella la cosa importante è dobbiamo subito ripartire dopo questa sconfitta, perché come ti ho detto prima, dalle sconfitte si vedono gli errori e dobbiamo ripartire subito già da sabato. Senza dubbio, Giuseppe, grazie di tutto, complimenti e buon rientro a casa. Carlos, dunque, lo avevi detto una settimana fa, personalmente me lo avevi detto mentre stavamo tornando a casa dalla trasferta vittoriosa di Castel Volturno. Mi hai detto che stavi recuperando il tuo stato di forma, lo hai dimostrato oggi, una doppietta, cos'altro si poteva chiedere di più? Sì, penso che stiamo lavorando bene, io ho passato un momento complicato, no? Perché sentivo tanto dolore nel ginocchio, però sto facendo lavoro per arrivare al sabato, comunque da lo massimo possibile per il futuro Matera. No? Penso che la squadra ha supportato un gran partito contro un avversario molto, molto preparato, penso che non lo sapeva che era una partita molto difficile, però noi sapevamo soffrire nel momento giusto e penso che noi, è il primo tempo, ha fatto un gran primo tempo, è il secondo tempo, non ha sido un bello partito nostro, però l'importante comunque, io posso dire che il 3 punti per noi in nostra casa, avanti dei nostri tifosi, penso che ha sido un risultato giusto. Grazie Carlos, noi ci diamo appuntamento adesso, ti vogliamo altrettanto carico fra 7 giorni, sarà difficilissima la trasferta che ci attende, però diciamo con questo spirito avete dimostrato che potete giocarvela con qualsiasi avversario. No, sicuramente, penso che lavoriamo giorno a giorno, tutta la partita è complicata, però io voglio dire una cosa, no? Con tanto lavoro e con la fiducia che io c'è, i miei compagni lavorano tanto, secondo me possiamo fare di più, no? Penso che stiamo uniti, stiamo in un cammino corretto, no? La stagione è larghissima, però oggi ha dato una gran allegria ai nostri tifosi che è merito di tutti. Grazie Carlos, non ti tratteniamo più, vai a fare la doccia meritatamente. Ciao Carlos. E dunque chiudiamo qui, anche per noi finisce qui questa avvincente terza giornata di campionato, Futura che vince per la prima volta tra le mura amiche in questo campionato e si impone per 5-3 ai danni dei Leoni di Acerra. Ricordiamo la sequenza delle reti, il primo tempo si era concluso per 2-0 a favore della formazione materana per effetto della doppietta di Carlos da Costa, poi nella ripresa subito dopo neanche un minuto era stato João Alonso a triplicare e lo stesso João Alonso poi in prossimità del settimo minuto, era andato a bersaglio per la quarta volta. Poi pochi secondi dopo è stato Tufano per gli ospiti a accorciare le distanze e lo stesso Tufano si è ripetuto qualche minuto dopo, ma ad allontanare i fantasmi ci ha pensato il gol di Sasà Di Pietro, che ha finalizzato a dovere una transizione perfetta. E infine c'è stato un grandissimo gol di Fergola che ha fissato il risultato finale sul 5-3. Per noi è davvero tutto qui alla Tenso Struttura quest'oggi, ci diamo appuntamento a sabato prossimo quando la Futura Matera sarà di scena a Casa Giove, ospite dello Sipremix Limatola. E noi quindi vi auguriamo un buon weekend, una buona domenica. Saluti a tutti da Ricky Panariello.